L'identità, a mio avviso, è il luogo del reale, contrapposto ai luoghi della realtà virtuale, dell'utopia, del sogno, per carità, tutte cose bellissime, ma irrealizzabili compiutamente, e quindi, come tutte le cose irrealizzabili, anche pericoloso. Sta incidendo molto la non difesa dell'identità. Qualcuno vuol farci credere che non sia giusto difendere l'identità del popolo ucraino, l'identità del popolo palestinese, ma anche l'identità del popolo israeliano. Io credo che questi conflitti nascono proprio dal non rispetto dell'identità.